Ciao a tutti, io sono Francesca, oggi video acquisti Primark. Allora, oggi abbiamo fatto tantissimi acquisti, però vi faccio vedere solo Primark. E questo video lo farò uscire un sabato. E, vabbè, allora, cominciamo. Abbiamo speso all'incirca 270 euro, perché siamo andati quello al Fiordaliso e quello in Via Torino, che quello in Via Torino è quello che mi piace di meno di tutti quelli che ho visto. Perché è troppo grande e quindi è troppo dispersivo. Allora, diciamo felpa per Halloween, ho preso questa qua. Adesso ve la faccio vedere meglio, se riesco. Questo lo mettiamo in terra, ok. Questa qua, Nightmare Before Christmas. Vabbè, comunque me la vedrete nei vlog sicuramente. Comunque, è questa qui. Adesso non riesco a farvela vedere meglio, ma sotto è fatta così. Ok. E questa l'ho pagata 18 euro. È molto molto carina. Vi dico la verità. Ne cercavo una di Nightmare Before Christmas. Ne ho già un'altra. E ne ho trovato un'altra. Nightmare Before Christmas, eh. Adesso ho ancora un po' il naso tappato. Poi ho fatto anche qualche acquisto, vabbè, parecchi, per quanto riguarda Natale e per quanto riguarda l'asilo nido di mia figlia, perché mia figlia dopodomani comincia il nido. E siccome al nido vogliono i calzini, quelli di, come si dice, antiscivolo, ho preso due paia di calzini a 3,50 euro, antiscivolo, molto carini. E soprattutto questi qui fanno caldo. Poi, sempre per quanto riguarda Natale, perché questi qua secondo me sono natalizi, c'è la renna, quindi ok. Per mia figlia ho preso il completino di Babbo Natale. Potevo non prenderlo, no. Allora, è fatto così. C'è il cappello anche. Ci sono anche le calze, taglia 12-18, 86 centimetri, pagato 14 euro, pochissimo, però vabbè, ci sta. Poi, qui non vi faccio vedere il prezzo perché è un regalo, che è un regalo per di Natale, ho già cominciato a scegliere i regali di Natale io, il prezzo l'ho tolto. Ho preso questa maglietta per il figlio di una coppia di amici. Hanno un bambino di 4 anni e quindi abbiamo preso niente. Quello, poi abbiamo preso anche i pantaloncini. In realtà, esatto, ho voluto fare il completo. Tolgo anche qua il prezzo. Ecco qua, questi qua sono i pantaloncini, ho preso taglia 5-6 così. La sfrutta per bene, cioè sfrutta per bene il completo. Poi, a mia figlia mancano i pigiami. Ne ho preso uno nel video acquisti scorso, però ne ho voluti prendere degli altri, anche perché da Primark sono in cotone questi qua, credo. Non lo so, comunque costano poco e vabbè. Ho preso questo qua, pagato 5,50. Taglia 18-24 mesi. Li ho presi un po' grossi perché appunto le servono per l'inverno. Poi ho preso anche quelli interi. Sono io con la ciabatta a fare questo rumore. Questo qua è spezzato, questi due qui sono spezzati. Anche quello che abbiamo preso ieri era spezzato. Poi mi sa che ieri ne abbiamo preso anche un intero. Vabbè, comunque anche questo qui l'abbiamo pagato 5,50 credo. Non c'è più il tagliandino, però erano nello stesso, no, forse di più perché è di Bambi questo. Vabbè, non me lo ricordo. Ecco, per quanto riguarda i pigiami interi, ho preso questo qua, taglia 12-18. Anche questo qua di Bambi è taglia 12, no, questo qua 18-24, anche questo.
86 centimetri, 8 euro questo qui, ci sta. Poi, per quanto riguarda Natale, le ho preso anche questa. Questo qui, insomma, è il giorno di Natale, va bene. Taglia 12-18, ecco, pagata un po', non lo so quanto, però un po' è costata sicuramente. 16 euro. Vabbè, ci sta, eh. Poi ho intenzione di prendere anche la versione grande di questa, però ho voluto prendere questo oggetto, questa cassetta delle lettere da appendere all'albero di Natale o da qualche altra parte, pagata 2 euro. Ci sta. Poi, per quanto riguarda i pigiami, adesso vi faccio vedere un pigiama che mi sono presa io, completo, taglia M perché io porto la M. Comunque vi faccio vedere, vabbè, sono i classici pigiami invernali di Primark, quelli lì un po' grossi. La fantasia è questa qua, pagato, ne ho preso uno solo, mi sembra 15 euro questo. Adesso qua non c'è il prezzo. Però, ah sì, no, non c'è, hanno tagliato via, però comunque 15 euro all'incirca. Poi, sempre per quanto riguarda i calzini antiscivolo per mia figlia per il nido, abbiamo fatto un po' di scorta, no? Prima vi ho fatto vedere quelli natalizi, ho preso anche questi qua che sì, sono da maschietto ma mi piacciono, e sono 5 paia, sì, esattamente, sono 5 paia, però questo... Ah, eccolo, ok. Pagati 3 euro, sono antiscivolo. Ci sta. Poi per me, io avevo bisogno di un po' di jeans perché sono dimagrita. Mi sono presa 2 paia di jeans. Adesso vi dico il prezzo, vi faccio vedere il colore e tutto. Il prezzo qua non c'è scritto, però circa 20 euro. Beh, questi sono, ok. Io riesco a portare solo i jeans, gli altri non riesco a portarli. Li ho presi uguali anche di un'altra... Ah, 17 euro! 17. Li ho presi uguali anche di un altro colore. Tra l'altro, adesso vi faccio vedere. Li ho presi anche così. Ok, per intenderci. Poi, siccome la mia borsa di Borbonese comincia un pochettino a rompersi la cerniera, e io praticamente la uso solo per andare a lavorare, ho deciso che per andare a lavorare va benissimo anche una borsa di Primark da 12 euro e quindi mi sono presa questa borsa qua, e anche per andare in giro. Questa qui va bene perché è molto bella e la trovo molto elegante, 12 euro. Poi a sto giro non ho sbagliato, io mi sono presa la cover per le AirPods della Coca-Cola. Un'altra volta l'avevo presa per le AirPods Pro 3, io no, per le AirPods di terza generazione, e invece ho le Pro 2, comunque Pro 2 o Pro normali, il case è sempre quello, cambia soltanto che le Pro 2 hanno l'attacco per il filo qua di lato, però va bene. Poi mi sono presa un po' di felpe, potevo lasciarli una felpa del Re Leone taglia M. Vediamo se riesco a farvela vedere. Comunque è così, ok. Taglia M col cappuccio, pagata questa 14 euro. Poi, sempre per quanto riguarda Halloween, 3 paia di calzini, questi qua di Nightmare Before Christmas, pagati 3 euro. No, 4,50, scusate. Sono molto carini. Poi, sempre del Re Leone, ho visto che avevano un'altra felpa. E posso mai lasciarla lì? Assolutamente no. Quindi l'ho presa. È fatta così. Taglia M. Qua c'è mia figlia che sta giocando. Pagata questa, adesso non mi ricordo quanto. 12 euro. Neanche tanto.
Poi l'anno scorso mi sono presa le ciabatte di Topolino e mi sembra che ci anche Pluto mi indichi così con l'albero di Natale. Beh, quest'anno ho voluto cambiare fantasia. Io ho preso queste ciabatte qua. Queste qua. Non so se. Io purtroppo non ho preso sul cavalletto, quindi vabbè. Comunque sono queste qui, eh. Pagate 8 euro. Sapevo così ne prendevo due. Ah, a mia figlia Old Wild West le hanno regalato i colori, però lei non li può usare. Ah, qua c'ho lo scontrino, ma siccome ci sono dei regali in mezzo, non vi faccio vedere lo scontrino. Poi passiamo al Primark di Via Torino. Questi qui li ho fatti tutti al Fiordaliso. Passo a quello di Via Torino, che vi faccio vedere le chicche che ho acquistato. Allora, per 10 euro ho acquistato questa bella pedina qua, che non so cosa sia, però mi ispira e quindi l'ho presa. 10 euro. Ok? E penso sia sempre una cosa a tema natalizio, perché qua c'è l'albero di Natale, quindi penso che sia un addobbo, però mi sembra più uno specchio che si illumina, ecco. Vabbè, per 10 euro, ripeto, va bene. Poi, per quanto riguarda i pigiami di mia figlia, questo qui è l'ultimo pigiama che abbiamo acquistato in questi giorni. Pagato 11 euro, potevo lasciargli un pigiama in. Boh, non so se sia cotone o altro. Adesso vado a leggere. Non so se, dove siano le etichette. Adesso andiamo a vedere assieme. Vabbè, comunque, ripeto, il tessuto è buono perché. Anche a sentirlo con le mani non mi dà fastidio. Tra l'altro sotto è pure antiscivolo. Non che lei scivola, cioè, credo che sia, a meno che non è sonnambulo, ma per ora non ha dato segni di sonnambulismo. Andare a vedere se c'è l'etichetta qua dentro. Ok, ci siamo, c'è l'etichetta. È poliestere. Non so cosa sia il poliestere, vi dico la verità. Una fibra sintetica. Boh, speriamo che non dia fastidio. Altrimenti, ovviamente, se vedo che le danno fastidio le cose, non gliele metto più. Però ripeto, di solito quando un materiale. Io la pelle è molto sensibile. Per esempio, io certi tipi di materiali mi danno proprio fastidio la pelle, ecco. E boh, io prima di comprare tocco sempre, sento sempre il materiale e non mi dà fastidio le mani. Comunque. Allora, ho visto questa felpa qua. Non potevo lasciarla lì, ve lo dico. Adesso solo così riesco a farvela vedere. Potevo mai lasciar lì la felpa di Mercoledì Adams? No, questa l'ho pagata 18 euro. E questa sarà, penso, una delle felpe che indosserò di più durante l'inverno. Poi. Il mio compagno si è fatto la scorta di calzini e si è preso questi calzini qua. Pagati non so quanto, 8 euro. Comunque sono 5 paio di calzini, nulla di che. Invece io, sempre a tema natalizio, mi sono preso questi calzini qua. Di Topolino, pagati 4 euro un paio. Vabbè, poi per quanto riguarda sempre Natale, sì, ho preso questa. È veramente bella questa pallina d'albero di Natale, pagata 6 euro. E per finire, l'ultimo articolo che vi devo far vedere, perché è proprio l'ultimo che abbiamo preso. Questi sono spugnette per il trucco di Nightmare Before Christmas. Potevo mai lasciarli? Ovviamente no, e quindi me le sono prese. E vabbè, questo è tutto quello che ho comprato.
Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!